Ascolta, io voglio vedere quanto fece il Leone City. Facciamo una scommessa e quanti ne fa il City? Quanti ne fa? No, no, vediamo. Tra qualche giorno chi avrà ragione. Vediamo. Perché almeno quando eravamo usciti con l'Ajax dicevi cazzo. Di che cazzo stiamo a parlare? Siamo usciti con il Lyon, la settima squadra in Ligue 1, ragazzi. Ma ce ne rendiamo conto? Che cazzo vai, Rudy Garcia? Sì! Agüero 7-0. Rosico, rosico, come un castoro. Ah, che mordicchia. Perché questi hanno battuto il City. Il Lione. Per quanti mesi abbiamo parlato del Lione? 5 mesi per aspettare quella partita. E poi questi passano pure col sì. Una squadra che poteva forse l'unica, secondo me, fermare questo coso che è scritto, che secondo me il Bayern Monaco da molto tempo penso che la possa alzare. Ma io ve lo prometto, famo 5.000 mi piace sotto questo video. E se vi riusciamo a raggiungere, il Lione dovesse battere il Bayern Monaco, io mi compro la maglia di Depay. O dito a quei cambi. Fate voi nei commenti, decidete, però io ne voglio un attimo parlare, perché se ci pensi a una reazione a caldo, anche sì, anche del giorno dopo, magari più ragionata. Persino uno come Guardiola. Prima di iniziare il video, l'app di OneFootball nel primo commento, scaricatela perché è la migliore app del calcio. E quindi fatelo adesso. Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Nel primo link in descrizione trovate il contest per vincere la maglietta della vostra squadra del cuore grazie a OneFootball. Quindi mi raccomando, scaricate l'applicazione per poter seguire nel primo link tutte le informazioni necessarie al fine di vincere la vostra maglietta del cuore legata al percorso della Champions League, dove in questi giorni analizzeremo invece le semifinali. Se dovesse succedere un Lione-Lipsia si mi metterà a piangere, quindi molto importante per partecipare a questo contest dovete soprattutto anche ricordarvi di scaricare l'applicazione, perché se no la possibilità di vincere la maglietta non è valida. Quindi scatenatevi e cercate di indovinare le due semifinalisti. Mi viene da dire veramente che a questo punto non saprei su chi mette mano. Vi immaginate l'highway del Manchester City che video avrebbe fatto? No, la maglia del City fa i video in inglese e ti fa quella squadra. Già che il City non ha mai vinta una nella sua storia, quindi ancora peggio della Juve, come mai non la vinci mai? Almeno due ne ho vinte io, quindi pensa loro allora che maledizione c'hanno a essere comunque una squadra che nel brand mondiale, nel ranking sta sempre tra le prime. Perché è così, cioè il City è una squadra riconosciuta come una tra le più forti al mondo. E non si discute, ogni anno tutti noi quando arriviamo sempre in fondo e c'è il City pensiamo sempre questo è l'anno del City, questo è l'anno di Guardiola, questo è l'anno in cui la prendi il culo col Lione, stai zitto e muto. Ma parliamone un attimo, perché alla fine noi Guardiola, Lione, ci appartiene. Noi di fatto, se ci pensi, a mente fredda, abbiamo battuto il Lione. Il City ha perso 3-1 in gara secca, va bene. Il Lione giocava perché sapeva con la sua testa che poteva bastare anche la sconfitta. Quindi comunque, però, cioè, chi dava una lira al Lione? Dai. Io onestamente non mi sento di poter dire, se te dicevi quanti gol avrebbe preso il Lione dal City, magari mi sbagliavo. Sicuramente il Lione è una squadra che se compatta, che trova contro una squadra di palleggio, non gli resta fare soltanto che una cosa, mettersi dietro ad arroccarsi e aspettare degli errori offensivi. Certo, si sa da tanto tempo che il City là dietro ha una disposizione tattica orrenda e Guardiola, sotto questo punto di vista, è un allenatore un po' a metà, che sicuramente non ha dei difensori colossi, però cazzo quanti milioni hai speso sul mercato, ed è un po' un fallimento quello del percorso di Guardiola, cioè se Sarri ha fallito, Guardiola che ha fatto? Si è reputato un senza parole, si è dato questo titolo comunque per Juve-Lione, che continuo a pensare, perché la Juve nonostante il fatto che abbia battuto sul campo Lione deve vincere con 2 gol di scarto, non è che può, deve, perché ha la qualità per farlo, non aveva il Dybala ma aveva altri giocatori con cui doveva assolutamente poteva, perché onestamente parlando, con dati alla mano, con squadra alla mano, con valore di squadra alla mano, perché ragazzi, cioè, se noi abbiamo detto che non abbiamo passato il turno, non è perché avevamo a centrocampo Rabiot, Pjanic e Bentancur, ma loro avevano De Bruyne, Rodri e Gundogan. Valore di mercato di Rodri, sapete quanto l'hanno pagato l'anno scorso? Meglio come lo ricordi, per non parlare dei difensori che ogni anno stanno a spendere milioni. Cancelo se lo possono permettere anche in panchina alle volte. Hanno, insomma, De Bruyne che sulla carta è il mediano a mani basse più forte del mondo, perché non ne vedo molti altri continui durante gli anni. E adesso invece tocca analizzare questo fattore. Cioè il bel gioco alla fine. Se tu non riesci a passare neanche la settima squadra in Ligue 1, poi vedremo cosa saprà fare il Bayern Monaco. Ma anche Barcellona Bayern Monaco, l'ho analizzata. Il primo tempo, se Messi non mi mette il mancino più angolato, il Barcellona mi va 2-1, la partita cambia. Avevano messo in mezzo tanti palloni di giocatori del Barcellona che ti facevano pensare. Non è sicuro neanche sul 3-1 che questo Bayern non possa prendere dei gol, perché difensivamente ballano anche loro. E si sa
che sono squadre che sono offensivamente devastanti, ma hanno un equilibrio un po' scarso. Sicuramente il centrocampo del Bayern fa molto più filtro rispetto a quello del City tra difesa e attacco. City era tutto in avanti, come se avesse sottovalutato clamorosamente le qualità offensive in contropiede di un Lione che è bello barricato. Ha lasciato sì tirare il City un bel po' di volte, però alla fine se non la butti dentro non puoi avere come scusa che Sterling sbaglia da mezzo metro perché sennò andavi sul 2-2, no? Poi si può di tutto, che la Final 8 è una competizione un po' particolare, che io spero onestamente di non vedere più gara secca, ottavi, quarti, semifinale, perché alla lunga si potrebbe sempre dire il campione emerge nei 90 minuti, ma è anche vero che in 90 minuti ci possono essere più aspetti casuali che in una partita di 180 dove è più ragionata, puoi anche permetterti di vedere la squadra piccola che fa la grande in una partita, magari l'altra la stecca, gli vanno male gli episodi e gli va tutto bene, una sola partita delle due e basta per passare il turno. E dall'altra parte del tabellone c'è invece Lipsia e PSG. Il PSG, onestamente, da quella parte del tabellone non mi ispira assolutamente niente, perché se comunque tu con l'Atalanta, che ha spesso un bel calcio, eri 0-1 fino al 90esimo, non credo che onestamente tu te la possa giocare. Cioè, rimaniamo sul fatto che il Bayern resta assolutamente la favorita, perché è completa in più reparti. Quindi in questo momento o sei, per vincere questa coppa, un Bayern che ha qualità sul campo da dimostrare in tutti i reparti, perché nel PSG la qualità sta negli esterni, no, e infatti i gol sono arrivati da lì, se notate bene, palla all'esterno che imbuca in mezzo grazie ai passaggi di Neymar e Mbappé, e poi in avanti la palla è da spingere da due metri, mentre nel Bayern vedi una qualità e un pressing alto. Certo, il Lione non lascerà al Bayern quanto ha concesso il Barcellona, che sperava di giocarla forse a così in faccia. Infatti in faccia si è presa tutti i pesci, perché ragazzi, ne prendi 8, c'è qualche problema. Sicuramente non avrai la possibilità di fare quel gol che hai fatto con Gnabry, dove fai un 1-2 e superi il difensore in velocità, perché il Lione ti aspetterà tutto dentro l'area di rigore. Non avrai la possibilità di superare tutta la difesa del Lione in campo aperto. Hanno avuto un atteggiamento molto umile, cosa che non ha avuto il City, che è stata una squadra sbruffona che senza tattiche, senza rigidi parole, ha fatto questo. Quindi niente, cos'altro ti rimane da dire? Ti rimane la mano in bocca, perché comunque tu potevi essere in questa competizione e mi potevi dire sì, ma non lo puoi mai sapere, cioè voglio dire, il Lione non gioca come la Juve era veramente scandalosa quest'anno e secondo me l'avrebbe preso pure dal City, ci mancherebbe altro. Però ieri non è parso tutto questo spettacolo. Deluso, fa riflettere questo risultato, ti fa capire tanto che forse anche pretendere l'allenatore, che comunque è il più stipendiato d'Europa, credo, Guardiola, che esprime tutto questo gran calcio, può non bastare neanche contro un umile Lione. Darebbe una lezione a tutti quelli che mi vengono a parlare: io voglio questo, voglio questo e voglio quest'altro, quando in realtà dovresti avere anche uno tuo schema mentale per superare le partite nei 90 minuti. Sono dei granelli che durante una partita tu sfrutti, perché il Lione li ha saputi sfruttare. Ha fatto quanti tiri il Lione, onestamente? Dai! Con Depay, con Cornet, con Dembélé, con Toko Ekambi, con una squadra che non vale nulla. Grande lettura di un Rudy Garcia che si prende gli applausi. Mi duole dirlo, Sarri è riuscito a fare meglio sul campo di Guardiola, fa venire i brividi di sta cosa. Non penso assolutamente che Sarri sia migliore di questo, di quell'altro. Avrei messo veramente neanche una lira per il Lione contro il City. Sono scioccato, sicuramente questa è la sintesi con cui vai a concludere il video. E perché, che vuoi dire? Che vuoi dire? Bella, bella raga. Ci vediamo prossima settimana con video già da domani, pronti sul calciomercato della Juventus, perché adesso tanti nomi di qui e di là in attacco, ma sia puntata. Prossimo video su questo canale. Rimanete connessi, attivate le notifiche. Bella.